Atrio in via Cimarosa numero 7 di Giandomenico Belotti e Sergio Invernizzi. Le limitate dimensioni ed in parte la forma tutta particolare hanno fatto sì che, salvo un piccolo ufficio, l'atrio e i suoi servizi occupassero tutto quanto il piano terreno della casa. Gli architetti hanno individuato nella loro costruzione tre parti di importanza primaria componenti l'edificio: la struttura portante in cemento armato, pilastri, travi, gabbie della scala e dell'ascensore, le pareti di chiusura opache, risolte in mattoni a vista, le pareti di chiusura trasparenti, impennate, porte, finestre. Molte costruzioni, naturalmente, sono fatte degli stessi elementi, ma si vuol sottolineare come questa, anziché limitarsi a giovarsene quali componenti materiali della sua tettonica consistenza, li abbia conservati distanti nella propria singola parvenza, esaltandoli, anzi, nella schiettezza della propria natura. Tanto che il loro giustapporsi costituisce motivo conduttore all'intera costruzione. Nei termini di una tale coerenza è stato trattato pure l'atrio, concepito anch'esso più come esterno che come interno, e ciò valga non solo per l'uso, costante all'esterno come all'interno, degli stessi materiali, contrario all'abitudine più diffusa, ma anche e proprio nel modo estroverso nel quale l'atrio è stato concepito ed in cui lo percepiamo. La zona di primo ingresso occupa l'intero fronte della casa, di soli 7,60 m, ed è divisa in due campate. Quella di sinistra è destinata al passaggio carraio, che arriva con percorso dritto nel cortile, ove sono i box. L'altra, di destra, avvia i pedoni, mediante un percorso a baionetta, alla scala e all'ascensore. A quest'ultimo soprattutto, giacché l'impennata tra atrio e vano scala, contrariamente alle altre, ha vetri stampati, trasparenti cioè alla luce che nell'atrio occorreva, ma non alla vista, che, se fosse penetrata dall'atrio nella scala, avrebbe attenuato nel primo il carattere di esternità di cui si disse. La guardiola del portiere, ricavata ingegnosamente come la pianta tutta in un triangolo, partecipa anch'essa all'ambiente atrio, che controlla perfettamente, estraniandosi invece dall'appartamento al quale fa da anticamera. Un dialogo con l'atrio intavolano per contro l'ufficio e il suo servizio, attraverso le due finestre aprentesi da questi su quello, ad altezze diverse e che, se garantiscono a quei vani un opportuno riscontro d'aria, arricchiscono la parete di fondo dell'atrio di un gioco di vuoti laddove forse avrebbero altrimenti troppo prevalso i pieni. Un particolare cenno meritano le impennate, che riescono perfettamente ad assumere il valore che si intendeva dare loro, di diaframmi anziché di schermi, e la decorazione scultorea delle parti in cemento, scultore cosentino, ricavata direttamente in getto usando speciali casseforme.